Buongiorno a tutti, eccoci pronti per la terza parte della storia. Nella puntata precedente avevamo lasciato la piccola Cree alle prese con i castori. La bimba comprendeva e parlava il linguaggio degli animali e l'intento era quello di convincere le piccole bestiole a costruire una diga per deviare il corso del fiume in modo da allagare l'accampamento dei visi pallidi barbuti. I castori si entusiasmarono subito all'idea di mettere i visi pallidi col sedere a mollo. Tra quei poveri roditori e cacciatori bianchi non vi era certo una grande amicizia. I corsi d'acqua dove vivevano quelle bestiole erano pieni di trappole e quei crudeli individui dalla faccia pelosa uccidevano tutti quelli che catturavano, li scuoiavano e vendevano le loro morbidissime pellicce a caro prezzo. Fu così che le due sorelline, Federico e i castori, si misero subito all'opera per costruire la diga. I risultati arrivarono prima del previsto e dopo una settimana i letti e la mobilia dei visi pallidi e pelosi furono trascinati via da una corrente impetuosa. Come era prevedibile, gli invasori, di fronte a quell'imprevista alluvione, smontarono le case costruite a metà e si trasferirono più a nord nel territorio degli indiani Comanci. E qui, con incrollabile ostinazione, ricominciarono a costruire la loro città. Gli abitanti della zona non opposero resistenza, in quanto avevano accettato in dono parecchie casse di whisky che si scolavano con molto piacere dalla mattina alla sera, lasciando campo libero ai visi pallidi pelosi. Passò l'autunno, passò l'inverno e passò anche la primavera. Per colpa dei visi pallidi la vita all'accampamento era cambiata. Senza i bisonti, i Cheyenne non avevano niente da mangiare. Molti andavano via e quelli che restavano facevano varie attività per gli uomini bianchi. Alcuni di loro guadagnavano qualcosa facendo i postini. I visi pallidi scrivevano delle cose su fogli di carta e loro, con lunghe cavalcate, portavano a destinazione quelli che sembravano dei messaggi. Cosa per loro assolutamente anomala, in quanto quando avevano qualcosa da comunicare a qualcuno preferivano andare in cima ad una collina, accendere un fuoco e poi fare dei segnali con nuvolette di fumo. Ma il lavoro era comunque troppo poco e nell'accampamento la preoccupazione era tanta. Ma un giorno in cui il cibo per tutta la famiglia sembrava persino più scarso del solito, i due padri di Federico Camilla e Cristina, Nick e Joe, decisero che così non si poteva più andare avanti. Se andiamo avanti così, a breve non avremo di che sfamare la famiglia. Ma allora cosa pensi che faremo? Tutti parlano molto bene dei monti Mayakmas. Ottimo clima e abbondante selvaggina. E poi la loro montagna più alta fuma il calumet della pace. Sì, ho capito, è quel vulcano che i visi pallidi chiamano Mount St. Helena. Per me va bene, finiamo di mangiare e vado a fare i bagagli. E fu così che tutta la famiglia cominciò ad organizzarsi per affrontare il lungo viaggio. Trascorsi i primi giorni di viaggio, l'entusiasmo cominciò a diminuire, ma era inevitabile. I generi alimentari scarseggiavano e la fatica era tanta. Poi arrivarono in un territorio molto pericoloso, dato che era infestato da banditi della peggior specie. A dire il vero, una carovana di indiani offriva ben poco dei ladri. Al massimo potevano rubare dei cavalli piuttosto malandati, ma in mancanza di meglio
anche gli indiani potevano andar bene. I viaggiatori fecero il loro bruttissimo incontro il terzo giorno di viaggio in quel particolare territorio. I fuorilegge saltarono fuori all'improvviso dal riparo di alcuni grossi macigni. Erano in cinque ed erano tutti armati fino ai denti. I poveri indiani potevano contare solo sui loro archi e sulle loro frecce. Come avrebbero fatto ad affrontare dei criminali così agguerriti e così armati? Bene, cari amici, per oggi mi fermo qui. Se volete sapere il seguito della storia, seguitemi per la quarta puntata. Io intanto vi ricordo che se volete potete iscrivervi al canale, lasciare un bel pollice in su e se volete anche un commento. Vi saluto e vi do appuntamento per la prossima puntata. Ciao a tutti e a presto!